Sono a chiedere alla Presidenza e a quest'Aula di valutare se ieri sera si è o non rispettato il regolamento della Camera dei Deputati quando negli interventi a fine seduta abbiamo visto occupare genuflessi l'emiciclo da alcuni deputati per una vicenda nota, quella di Floyd, che riguarda un'altra nazione e un'altra situazione. Io credo che la sceneggiata che abbiamo visto ieri qui nell'emiciclo della Camera dei Deputati non c'entri niente con il razzismo. Tutti noi condanniamo il razzismo senza ambiguità, ma queste sceneggiate squalificano anche le lotte contro il razzismo. Vede, Presidente, non abbiamo visto nessuno inginocchiarsi quando è stata uccisa Pamela, non abbiamo visto nessuno inginocchiarsi quando le forze dell'ordine si sacrificano per difendere il popolo italiano, non abbiamo visto inginocchiarsi nessuno quando le forze dell'ordine sono costrette al suicidio perché abbandonate dallo Stato, non abbiamo visto nessuno inginocchiarsi quando gli italiani si sono tolti la vita in queste settimane per la crisi che attanagliava dopo il coronavirus. Ma vede, Presidente, hanno fatto bene a non inginocchiarsi nell'emiciclo, perché in quest'Aula non ci si inginocchia, si sta in piedi e si risolvono i problemi degli italiani. C'è una dignità con cui dobbiamo stare in quest'Aula. Vede, è il paradosso. Stia al regolamento, per favore. Concludo. Ma io volevo replicare. Non vedo come... Lei faccia il suo intervento. Non vedo come dare spazio in quest'Aula a una iniziativa contro il razzismo sia contrario a quello che discutiamo in quest'Aula ogni giorno. Trovo incredibilmente strumentale che ogni volta che si parla di questi temi quest'Aula si debba dividere. Io sogno di vedere l'Italia unita a condannare atti di intolleranza contro chi ha la pelle di un colore diverso,